stanno facendo molto discutere le interviste che hanno rilasciato tre protagonisti di Uomini e Donne 2022-2023. Ida, Riccardo e Roberta si sono raccontati alla rivista ufficiale del programma. E soprattutto Di Padua ha spiazzato rivelando che Guarnieri l'avrebbe invitata nella sua città due mesi prima di rientrare nel cast fisso del Trono Over. Platano, invece, ha punzecchiato la collega di parterre dicendo che non dovrebbe intromettersi nelle coppie, neppure se vivono un periodo di crisi. Il ritorno di Roberta a Uomini e Donne ha innescato nuove dinamiche soprattutto tra i personaggi del Trono Over. Sia quelli con i quali ha avuto a che fare in passato, che con le new entry. La rivista ufficiale del dating show ha intervistato la dama su svariati argomenti. A partire dall'effetto che le ha fatto rivedere Riccardo. I due sono stati insieme un anno fa circa, e oggi sono nuovamente uno di fronte all'altro nel parterre della trasmissione per cercare l'anima gemella. Mi ha dato fastidio perché solo due mesi prima di tornare nel programma mi ha invitata a Taranto, ha svelato Di Padua. Ai giornalisti, dunque, la romana ha raccontato un episodio inedito che risale al periodo in cui Guarnieri era prossimo a rientrare nel cast. Prima di fare questo passo, si sarebbe riproposto a lei con un invito nella città dove vive. Anche se le ha fatto un effetto negativo rivedere Riccardo molti mesi dopo la loro rottura. Oggi Roberta assicura di non provare più nulla, anzi gli sarebbe addirittura indifferente. Più o meno le stesse parole usate dal pugliese quando gli è stato chiesto se ritrovare Di Padua gli abbia smosso qualche sensazione oppure no. Il cavaliere ha precisato di non provare più niente per la dama con la quale ha fatto coppia per poco tempo lontano dai riflettori. Anche Ida ha espresso un parere sulla collega che è rientrata nel cast fisso di recente. Platano ha lanciato una frecciatina velenosa a Roberta quando ha detto che, secondo lei, dovrebbe evitare di intromettersi nei rapporti altrui, anche se in questi c'è crisi. La parrucchiera si riferiva alla presunta intromissione di Di Padua tra Davide Donadei e Chiara Rabbi. Ida si è sbilanciata anche su un'altra protagonista della nuova edizione di Uomini e Donne. Quando le è stato domandato cosa pensa di Federica Aversano, la regina del Trono Over ha detto che in comune hanno il fatto di essere mamme giovani. Anche se lei ha dovuto crescere il figlio da sola a differenza della napoletana che può contare sull'aiuto del padre. Della neotronista ha parlato anche Riccardo, che proprio in questi giorni è al centro dell'attenzione mediatica per i continui ripensamenti sul fatto di corteggiare o meno la 28enne. Alla rivista ufficiale del dating show, Guarnieri ha detto di trovare la giovane bellissima e molto matura. Anche se alcune cose che ha fatto in studio l'hanno portato a pensare che non ricambierà mai il suo interesse. Le anticipazioni che sono trapelate fino ad oggi, sulle puntate registrate ma non ancora trasmesse su Canale 5, fanno sapere che Maria De Filippi metterà alle strette il pugliese dicendogli di prendere una decisione definitiva, o va a sedersi con gli spasimanti di Federica e la conosce. Oppure la smette di avvicinarsi a lei durante i balli per cercare di carpire qualche segnale positivo.